Eccoci qua, zia. Bene. Ieri è uscito l'iPhone 4 negli Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Germania e Giappone. Giappone. In Italia chissà quando arriva. Ma cos'è successo anche ieri? Ieri è successo che la partita di calcio dell'Italia contro, non mi ricordo di chi... Contro la Slovacchia. E anche la Francia era, e prima la Francia allora. Ma la Francia è già tornata a casa. Cos'è successo ieri all'Italia? È successo che hanno perso e sono tornati a casa umiliati. Bravissima zia. Perché, no, perché hanno perso. Allora. Pensavano di vincere come 4 anni fa il campionato, ma invece questa volta è andata male. Proprio. Allora, la prima partita è stata fatta Italia-Paraguay e hanno finito in pareggio, 1-1. 1-1, sì. Dopo è stata Italia-Nuova Zelanda, sempre pareggio 1-1. E ieri Italia-Slovacchia è finita 3-2. 3-2. E ha vinto la Slovacchia e noi torniamo a casa. Noi torniamo a casa perché ormai non vincono. Ormai è già una cosa che non possono vincere sempre, non possono pretendere di vincere sempre. Devono cercare anche di adattarsi al gioco, no? Che una volta va bene, una volta va male. Ma purtroppo questa volta è andata male. E i grandi capi che li sostengono pensano di interrompere le partite, di fare una partita unica e basta. Ma tutti quei giri di partite così. In campo ieri abbiamo visto una squadra italiana abbastanza sbadata, secondo me, giusto? Sbadata? No, perché cosa avevano? Ma era abbastanza sbadata come squadra, non c'era gruppo, non c'era quella voglia di vincere. È un po' col caldo che li coppa anche. E dopo il gioco stanca, se non avevano la voglia di vincere, saranno stati stanchi anche. Ma parliamo dell'allenatore, Lippi. L'allenatore, quello là, è un... Cosa ne pensi? Che fa le cose non tanto per giuste. Infatti adesso è finito. Fa per modo suo. L'hanno mandato a casa, Lippi. Sì. Ma secondo te di chi è la colpa? Dell'allenatore o dei calciatori? Lì è tutto un insieme di cose, non si riesce a capire. È tutto un insieme di cose che devono fare così. Pensa zia, eravamo i favoriti nel girone, sì. Nel nostro girone eravamo i favoriti, invece sì. Torniamo a casa con un mondiale da dimenticare, fatto un proprio schifo. Ma vedrai che loro non si daranno per vinti, torneranno, faranno tanto, mica torneranno a provare e gli darà la smusata a tutti, vedrai. Sì, ma eravamo campioni del mondo noi 4 anni fa, quest'anno abbiamo fatto schifo, ma che Italia abbiamo visto in campo? Cioè, che Italia era, zia? Era una squadra di calcio quella lì? Italia è un po' stanca, no? Sono troppe robe che girano, è così stanca che l'Italia. Ma io penso che se mettevi... L'Italia è stanca, è la gente che la manovra dentro che la fa stancare. Sì, ma pensa, abbiamo fatto pareggio contro Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda... Perché una volta non erano tutte quelle cose, avevano il suo gioco, giocavano bene. Adesso tutti quelli che si sono messi dentro, che comandano, li staccano sempre più. Sì, ma zia, ascolta. Quando abbiamo fatto il pareggio contro la Nuova Zelanda, tu devi capire che la squadra nazionale della Nuova Zelanda non è fatta di calciatori professionisti, ma di gente che ha già un lavoro e gioca a calcio solo come hobby, come passione. Quindi ti rendi conto, noi professionisti abbiamo fatto pareggio contro una squadra di dilettanti, possiamo chiamarli. Sì. E ieri abbiamo perso 3-2, ma che schifo, che schifo zia di partita, Madonna Santa. Sì, ormai vedrai, ti dico che non si daranno per vinti, hanno perso ieri. Perché l'ora del mondo viene a tutti. Pensa, nel 2006... ci siamo incontrati in finale con la Francia, nel 2006 era Italia-Francia, 4 anni dopo Italia e Francia, sai dove si ritrovano? In aeroporto per tornare a casa. Ancora mi penso che anche i giochi di Fabra piano piano andranno a finire come tutte le cose. Perché se arrivano a tirare su dei giovanetti di football ancora. Ma quelli dopo si ribellano, non so come sarà più col gioco. Il gioco di calcio non è più. È un gioco di ripicca. Dio buono zia. Ma secondo te in nazionale quest'anno poteva o non poteva chiamare Cassano, Totti, Balotelli, Materazzi?
Sì. Cosa dici tu? Non potevano essere convocati anche loro? Non posso neanche loro chiamare quello, chiamare quello. Sono sotto il padrone. Boh. Una volta che il gioco era libero, adesso non è libero più il gioco. È no? Tutto comandato, dici? Tutto raccomandato. Tutto col telecomando. Ascolta, zia. Adesso che l'Italia è fuori, secondo te che squadra vincerà il mondiale? Un tuo pronostico? Forse sarà l'Udinese. Ma no, l'Udinese! È il mondiale, zia, stiamo parlando! Che, il mondiale, no squadre di campionato? Beh, non so. Secondo te, la favorita, secondo me, è l'Argentina. L'Argentina secondo te può farcela? Non vedo tanto il calcio perché mi fanno pena quei ragazzi di giocare così. Boh, ma dato che in Italia non c'è più, dobbiamo rimanere a tifare Brasile, Olanda. Adesso c'è chiuso tutto. Sì, ma adesso zia, dobbiamo rimanere a tifare squadre dove sono giocatori che giocano nel nostro campionato. Sì, non si butterà dentro più. Tifiamo Olanda, Brasile, Argentina, boh. Forse saranno più forti chi? I brasiliani, mi pare. Quelli che corrono? Quelli vestiti di giallo e verde? Non ti va? Mi pare che sto argomento qua non ti va tanto. Dici Bene, abbiamo capito la tua opinione. Sì. Facciamo un saluto a tutti, dai. Bene, io sono molto dolce, ci metti in pace. Ci vediamo alla prossima! Buon, è meglio di finire con che mi ha cagato di te, Matteo! Ciao!